of the Tomb Raider. Nello scorso episodio, appunto, siamo proprio finito qui. Perfetto. E dobbiamo appunto andare a salvare Jonah. O comunque non so se vuole andare a riprendere l'Atlantico, così vuole. Comunque continuiamo. Ok, l'ha già freddo, perfetto. Mi sa che. No. No, raghi. Sì. Infatti qui forse c'è qualcosa. No. Sì, breve, sì, lo so. Immagini per superare gli ostacoli e per non, per non farti scoprire. Anche perché in teoria, ecco, appunto, possiamo respirare in eterno, diciamo. Quindi, perfetto. Sembra di sì. Le squadre di demolizione hanno già caricato gli elicotteri. Dove sono? Chi sei? Merda! Mi sembra già scoperto! No! Salve! Raga, sono scemina! Ma non c'è un altro buco? Di qua, sì, di qua. Ok, ok, cominciamo benissimo, devo dire. Ouch! Quanti cavolo ne sono, raga! Aspettate, allora io provo a tornare qui. Au, au, au! Cioè, raga, qui sono scema, però. No, raga, uccidete! Guarda quanti ne sono! Ecco, ok. Ok, mi sono fatto uccidere, almeno magari possiamo ricominciare senza farci vedere magari dall'inizio, perché ora sappiamo che sono lì. Cioè, ma qua dove li vedi? Cioè, dove li vedi tutta quella gente? Ma non c'è nessuno. Vabbè. Andiamo sotto, torniamo a quel buco, ma rimaniamo praticamente in disparte. Quindi facciamo un attimo così. Sembra di sì. Le squadre di demolizione hanno già caricato gli elicotteri. Non credevo di sopravvivere fino alla fase 2. Alcuni dei mercenari non sanno cosa succederà. Possiamo ucciderlo. Ok. Speriamo non ci hanno visto. Ok. Spaff. Ora, se non c'è nessuno dall'altra parte, glu glu glu, cosa? Cosa? Speriamo. Qui c'è una cassa, però. Ok. No, volevo un attimo vedere qui che... Visto che sta cassa è abbastanza invitante. Componenti per pistola pesante. C'è ancora qualcuno. Noi dobbiamo andare qui. Con Constantine in sella. Sì, è stato un gran bel casino. La Croft. Ce ne andremo con gli altri. Ok. Ma c'è troppa gente, siamo tutta attaccata. È proprio una spina nel fianco. A proposito della Croft, è ancora là. Oh. Vogliono ancora prenderla viva? No. Questo posso ucciderlo? Dovevano ucciderla quando potevano. Per un questo po c'è il casco, però. Sentito? Vado a vedere. Richard? Muori! Muori! Muori anche tu! Ok, ok. Credo siano finiti! Non è vero! Aglio! No! Ok, sono finiti ora! Musichetta, diciamo, quindi credo di sì. Ok, raga, non pensavo ci stupissero così, ma non si era abbassata, Lara, non fa niente.
Questo è esploso. Ah no, già esploso, ok. Se qui c'è qualcosa. Trovare la Trinità, entro nella stazione meteorologica. Okay. Oh, c'è qualcosa, sì. Non mi sembra ci sia altro. Però abbiamo trovato qualcosa, le piante per curarci, buono, buono. Dobbiamo. Ok, giriamo un po' intorno e vediamo se c'è qualche cosa. Oh, là ci sono le scale. Ah no, pensavo fossero scale. Vabbè. Oh, mi ho trovato qualcosa. Un ciondolo. No, un reliquiario moderno. Dentro c'è un piccolo osso umano. San Pellegrino. Patrono dei malati terminali. Ok. Comunque siamo a 6 di greco. Buono, buono. C'è qualcos'altro. Un nuovo mondo sta per iniziare. La sorgente divina è stata individuata. La Croft è ancora viva, ma è stata neutralizzata. Anna diventa sempre più debole. La sua voce, la voce che mi ha seguito per tutta la vita, sta iniziando ad affievolirsi. Gli ho chiesto se si ricorda quella notte. La prima notte in cui Dio scolpì il destino nelle mie mani. La notte in cui mi scelse. Mi ha detto che se lo ricorda. Poi ha sorriso e mi ha detto che ci saranno ancora altre notti come quella, quando tutto questo sarà finito. Devo rimanere forte per lei. Nella città vecchia troveremo la sorgente divina. Salverò mia sorella e insieme salveremo il mondo da se stesso. Cassandra tiene moltissimo a sua sorella. Distruggerebbe il mondo se questo servisse a salvarla. Sì, ho capito, ma è un po' esagerato. Ok, qui sono le scale. Vabbè, qui a quanto pare non si può fare niente. Che cosa? Cosa? Ok, allora dobbiamo salire. Qui sono altre scale, mi sembra. Non mi sembra di aver... Cioè, se... Sì. No, merda. Ok, non ci si può andare. Ok, ok. Devo andare qui, ma qui c'è... Sì, c'è qualcosa. Ok, bisogna sempre esplorare abbastanza. Almeno più troviamo cose, più capiamo tutto. C'è qualcosa di strano. Un'incisione latina sul fondo. Uccideteli tutti. Dio riconoscerà i suoi. Sembra, sinceramente, mi sembra un rossetto. Cioè, non so se... No, mi sembra un rossetto, vabbè. Pensavo che era qualcuno. Ci vuole la Trinità. Cerca la stazione meteorologica. Ok, la stiamo cercando. Sinceramente la stiamo già cercando. No, ok. C'è un sacco di cassette. È possibile che oh. No. Morirò. Oddio. Non morirò in questa valle dimenticata da Dio. La mia fede è forte. La mia volontà è forte. Anche se la mia mente continua a vagare per conto suo. La nostra giovinezza. Io e Costantin, quando eravamo giovani, era un bambino difficile, faceva sempre un sacco di domande, aveva paura di ciò che il futuro poteva riservargli, aveva paura che non sarebbe riuscito a trovare il suo obiettivo. La notte in cui ho fatto quelle incisioni nelle mani, la notte in cui ho sussurrato nell'orecchio, l'ho creato, l'ho salvato, ha creduto che fosse l'opera di Dio, proprio come avevo sperato. Ora lui deve salvare me. Se alla fine non ci riuscirà... Anna ha manipolato per anni suo fratello trasformandolo in un mostro. Quasi mi dispiace per lui. Quindi praticamente è stata Anna, cioè non è stata diciamo una cosa di Dio, diciamo, è stata Anna che gli ha fatto quelle incisioni per fargli credere che è stato mandato da Dio, che è stato scelto da Dio solo per fargli fare diciamo quello che vuole, per lo scopo che in realtà vuole che lui raggiunga. Non è giusto però, Certo, fratelli. Oh, siamo trovati un sacco di cose. Questa volta mi sono avvicinato. Quando li troverò, magari avrò capito qualcosa che potrà essere utile. Ecco quello che ho scoperto.
C'è un'operazione in corso. C'è un'operazione in corso qui. Qualcosa di grosso. Centinaia di soldati dall'aspetto pericoloso. Senza mostrine e senza niente. Tutti rientrati in questo vecchio edificio russo. Sembra che un tempo fosse uno di quei tremendi gulag. Sono venuto qua giù pensando che avessi bisogno di me, Lara. Ma, Cristo, la situazione è completamente cambiata. Tra poco potrei essere io a dover essere salvato. Spero che tu sia ancora viva e possa sentire. Cercherò di rimanere nascosto il più possibile, ma fa un freddo cane qui. Presto dovrò cercarmi un riparo. Maledizione, Jonah. In che diavolo di guai ti sei cacciato? Quindi hanno trovato questa... Cioè, la Trinità ha trovato questa cosa, diciamo, questa... Come si dice? Questa registrazione di Jonah, ecco. Quando ancora era da qualche parte. Ora sto iniziando a stancarmi. Arrenditi alla volontà di Dio! Se stai per iniziare con la predica... Salva Jonah, entra negli edifici della prigione. Ma certo, cavolo, ragazzi, avete visto? Ok, andiamo. Vediamo se c'è qualcosa di utile intorno. Ma non mi sembra. Solo che dobbiamo andare a salvare Jonah, ma... Vorrei magari esplorare anche un pochino per non perdermi, diciamo, quelle registrazioni che possiamo ascoltare per poi sapere di più sulla storia di questa valle. Ah sì, risalitore. Infatti abbiamo un risalitore, me ne stavo scordando in realtà. Negativo, siamo alla fase successiva dell'operazione. Preparate per... Abbiamo compagnia! Stop! Ah già, ma come ho fatto a sentire voi? Devo anche curare adesso. Mannaggia lì. Ok. Wow. Oddio. E questa parte è davvero figa, mi piace. Oddio, ok, ora non mi piace più. Cipollina. Ce la facciamo? Cavolo. Merdi, ok, qui dobbiamo salire. Qui sotto c'è qualcosa. Ok. Forse non era come doveva andare, ma... Ora troverà una soluzione, come sempre. Qui non mi sembra ci sia niente. Ok, allora andiamo. Devo andare a salvare Jonah. Ok. Qui ci sono delle scale, mi sembra, sì. Quindi significa che c'è qualcosa. Almeno potrebbe. Non c'è niente. Che razza di posto è questo? Sono solo delle frecce. No, ok. Ok. Che ce l'hanno messo a fare questo posto? Oh, c'è un tizio. Ok. Prendete tutti i prigionieri che avete in custodia e fateli fuori. Non li portiamo con voi. Beh, a quanto pare è finito di parlare con Costantino, muori male. Oh, uno zaino. Ecco perché bisogna sempre esplorare, secondo me. Perché sennò... Segreti individuati, ok. C'è l'ultimo, che cosa sta facendo? Ok. Credo che siamo nella prigione. Salva Jonah, trova Jonah negli edifici della prigione. Perché mi sembra che una volta siamo andati anche noi in prigione e poi abbiamo incontrato Jacob. La tua lealtà nei suoi confronti è forte. Ti ammiro. Davvero. Ma anche la mia pazienza ha un limite. Dimmi quello che sai. Ora!
Fallo! Ti prego, no! Non ascoltarlo! Stavo solo facendo quello che ritenevo giusto. No! Rastrellate le celle. Uccideteli tutti. Io mi dispiace. Avrei dovuto ucciderlo, ma era disarmato, non potevo. Non dovevi farlo. Mi dispiace averti trascinato in questo casino. Pensavo di starti dietro. Arrivano. Siamo circondati. Questa volta ti proteggo io. Sta morendo. Non ci resta molto tempo. Sbarra la porta. Protezione, respingi gli attacchi della tenda. Obiettivo sbloccato. Raga, non potete dirmi che comunque anche Giona muore, eh. Cioè, non potete proprio dirmelo, eh. Si vede ancora il bersaglio, in attesa di ordini. Comunque, vabbè ragazzi, visto che comunque abbiamo trovato un accampamento, io direi un attimo di vedere le cose. Ma ti prego di ignorare gli articoli in cui scrivono cose poco gentili sul mio conto. Ci sono persone che non capiscono quello che sto facendo. Forse ne sono addirittura spaventate. Ma la loro paura e stupidità non mi riguardano e non dovrebbero riguardare nemmeno te. A tempo debito ti spiegherò tutto, tesoro. Quando parlavi di persone spaventate, ti riferivi alla Trinità. Non me ne hai mai parlato. Ma a questo punto non credo che faccia differenza. Hanno trovato il modo di arrivare a me. Ora dovrò fare i conti con loro. Specialista in trappole umane. Tenendo premuto RB vicino ai cadaveri nemici, puoi costruire una trappola utilizzando i loro corpi. Quando altri nemici esamineranno i cadaveri, la trappola rilascerà silenziosamente una nube velenosa che ucciderà i nemici vicini senza allertarne altri. Ecco, conviene, devo dire. Ora, vediamo un po' le armi. Ok, abbiamo sbloccato anche qualcosa nell'arco. Ok, visto che comunque io sono molto una che va di cattiveria, possiamo fare anche questo. E anche secondo me, soprattutto la pistola, però secondo me è meglio il revolver. Vediamo magari questo. Ma che fa magari più danno, cadenza tiro, velocità di ricarica, cadenza tiro. Vabbè, facciamo quella di cadenza tiro, poi diciamo che con l'abito secondo me siamo bene così. Quindi lo so che magari questi episodi sono un po' corti rispetto a quelli che faccio magari di solito, però visto che comunque ci danno un accampamento, io direi che possiamo fermarci qua. Quindi, vuol dire che possiamo fermarci qua questo episodio? Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!